Allora, se il tecnico mi può rimettere, ecco la schermata. Salutiamo Oste Centrale, il vice sindaco di Pesaro, Daniele Vimini. Quindi io darei il via a questa conferenza stampa e poi io ho cercato di trovare un metodo, perché siamo tanti e le iniziative sono tante. Il metodo potrebbe essere una breve introduzione dell'assessore, ovviamente, che ci ospita e sostiene con la Regione Marche, e due brevissimi interventi dei sovrintendenti, quindi di Rudolf e io, e ovviamente poi passerei a scorrere rapidamente il programma in modo che possa poi far intervenire le persone che sono coinvolte, diciamo, nella organizzazione dei vari eventi. Forse un metodo abbastanza veloce, se siamo bravi. Ovviamente saluto il nostro direttore artistico Daniele Agiman, che farà intervenire proprio nei due appuntamenti più importanti, quello del concerto I Nostri Perrossini e dell'opera Il Birraio di Preston. Quindi lascerei la parola all'assessore Chiara Biondi. Grazie, buongiorno a tutti, saluto chi è presente e chi è in collegamento e saluto in maniera particolare i sovrintendenti che sono qui accanto a me, appunto Saul Salucci e Rudolf Com. È un onore oggi per la nostra regione presentare questo festival, il Festival Nazionale Il Bel Canto Ritrovato, perché innanzitutto diamo voce una musica importante comunque nel nostro territorio, una musica marchigiana, magari forse a volte meno conosciuta rispetto ad autori come Rossini, che invece no, hanno fatto grande il nome appunto della nostra regione, ma autori altrettanto sicuramente validi e sicuramente appunto capaci. Ci è piaciuta moltissimo questa iniziativa perché innanzitutto tocca cinque città della nostra regione, sono nove appuntamenti che dal 24 agosto al 3 settembre appunto andranno ad animare i luoghi della cultura, perché questi eventi non si svolgeranno solo ed esclusivamente all'interno appunto dei teatri, che sono comunque sicuramente insomma luoghi classici della cultura, ma vedranno protagonisti altre eccellenze e bellezze del nostro territorio. Penso appunto a Fano, alla Corte Malatestiana, piuttosto che ad Urbino, alla piazza del Duca Federico, insomma, dei luoghi suggestivi. Quindi in questo caso diamo sempre la possibilità di abbinare la cultura, eventi culturali, ad un modo anche di scoprire i nostri territori, la nostra bellissima regione. Quindi è un modo per arricchire inevitabilmente l'offerta culturale, ma anche, se vogliamo, l'offerta turistica. E tutto questo non sarebbe possibile se non grazie ovviamente a tutti coloro che rendono possibili queste iniziative, in primis l'Orchestra Sinfonica Gioachino Rossini, che tra l'altro è stata riconosciuta proprio dal Ministero della Cultura come ICO, e quindi grazie appunto alla professionalità di tanti musicisti che veramente con passione, come dire, sicuramente mettono a disposizione veramente la loro professionalità per rendere possibili eventi di così grande importanza e rilevanza per la nostra regione. Grazie. Grazie Assessore. E sì, farei già una deroga a quello che avevo detto prima, per cui partiamo direttamente con il momento clou del festival, cioè il titolo d'opera. E quindi siamo il 25 agosto a Pesaro al Teatro Sperimentale, e quindi lascerei la parola all'assessore Daniele Vimini per un intervento. E anche presidente del Rossini Opera Festival, perché poi c'è anche una connessione con l'Accademia Rossiniana Alberto Zedda del Rossini Opera Festival per quest'opera. Ok, grazie, devo essere attivato. Buongiorno a tutti, un saluto a tutti, un saluto in particolar modo all'assessore Biondi, a tutti presenti, naturalmente
a Saul e a Rudolf, responsabili, ideatori, responsabili di tutti i sensi di questa grande mobilitazione nazionale che vede, credo in maniera molto importante, questo protagonismo anche della Regione Marche sul tema del canto. Era un'operazione necessaria, questo saluto ovviamente anche, vedo collegato anche Daniele Asiman, maestro, ci legano molte appassionanti avventure anche musicali, ma soprattutto anche i colleghi delle città che hanno creduto in questa manifestazione. Poi chiedo scusa se non riuscirò a venire per tutta la conferenza, ma mi sostituirà dignamente il direttore Cristian Della Chiara, visto che in questi giorni siamo in atmosfera Rossini per la festa, oltre che Comune di Pesaro. Dicevo, un'operazione molto importante, lo diceva molto bene anche l'assessore, perché permette da una parte di andare a dare nuova visibilità, nuovo smalto a un'epoca, a un periodo musicale determinante non solo perché ha contribuito a costruire, creare le basi della formazione del gusto e dell'ascolto musicale di Rossini peraltro, ma anche di tanti altri, ma perché rappresenta in sé un'epoca d'oro della musica, del bel canto, e va detto molto spesso molto più riconosciuta e mantenuta anche in un continuum di fortuna all'estero piuttosto che in Italia. Se andiamo a Parigi, se andiamo a Berlino, molto spesso gli autori che si vanno a raccontare e a rinnovare anche dal punto di vista dell'esecuzione musicale in questo festival, in questo progetto, hanno mantenuto una fortuna maggiore all'estero rispetto che in Italia. Ed è una mission che quella di recuperare artisti che magari non hanno avuto dietro una storia, parlo del Rossini per Festival, di recupero anche musicologico importante, il lavoro della Fondazione, sono tutte le cose che sappiamo, e che però invece con un lavoro di squadra, questo che appunto è importante, sia coordinato anche dalla Regione e dai Comuni, possono avere invece l'importanza di riavviare un percorso di nuova fortuna e nuova conoscenza. Quindi grazie veramente, grazie anche agli artisti, non so se interverrà qualcuno, a parte il maestro Asia, ma è un lavoro veramente complicato quello di recuperare titoli spesso non eseguiti da decenni o magari anche in questo secolo, e farne una produzione di qualità come quella che il bel canto ritrovato ha rappresentato e sta rappresentando. Quindi è anche un grosso sforzo culturale che sicuramente non rappresenterà magari un fuoco d'artificio, ma rappresenta, credo, un lavoro di qualità e di solidità importante rispetto alla cultura del nostro territorio dal punto di vista musicale e artistico. Perfetto, quindi 25 agosto, il titolo d'opera sarà Il birraio di Presto, musica di Luigi Ricci, main composer. E a questo punto riprendiamo l'ordine degli interventi partendo dal sovrintendente, co-sovrintendente con me, Rudolf Kolm. Grazie, buongiorno a tutti anche da parte mia. Vorrei soltanto brevemente ricordare e aggiornare per la seconda edizione quelli che sono i capisaldi di questo festival e quello che è stata la sua missione fin dall'inizio, che è quella appunto, come è già stato detto, di recuperare opere intere o anche solo brani di opere della prima metà dell'Ottocento di compositori italiani che sono assolutamente inedite, cioè che non si eseguono più da ben oltre 100 e talvolta addirittura 200 anni. Quindi, come giustamente ringrazio l'assessore Vimini per averlo ricordato, c'è un lavoro dietro che un altro festival non ha, che è quello di ritrovare, di ricercare, selezionare, trascrivere queste musiche che non sono disponibili in edizioni pronte per l'esecuzione. Il genere musicale l'abbiamo definito fin dall'inizio quando facciamo un'opera intera. L'anno scorso Cecchina, suonatrice di Ghironda di Pietro Generali, quest'anno Il birraio di Preston di Luigi Ricci. Tendiamo a fare opere buffe, farse, melodrammi giocosi, cioè cose che possono piacere più facilmente rispetto a drammi lirici o quant'altro. Peraltro invece nei concerti lirico-sinfonici o anche quelli per piano e canto li andiamo a pescare in tutto il patrimonio operistico del periodo.
La terza cosa, che anche quest'anno un main composer, l'anno scorso Pietro Generali, piemontese e romano, poi quest'anno Luigi Ricci, napoletano, nato a Napoli e morto a Praga, compositore che ha avuto un fratello, Federico, col quale hanno scritto diverse opere insieme, una è Crispino e la Cromare, la più famosa. Questo compositore ha scritto Il Biraio, e poi il maestro Daniele Agiman ci racconterà di più su quest'opera. Dico solo che questo compositore, Luigi Ricci, oggi praticamente scomparso, è stato il più importante innovatore dell'opera comica dopo Rossini. E un suo brano che tutto il mondo conosce e nessuno sa che sia di Luigi Ricci, la famosa Tarantella, è il finale di un atto di un'altra sua opera, La Festa di Piedigrotta, e risulta essere la musica italiana all'estero per antonomasia, addirittura entrata nel patrimonio repertorio della banda dell'esercito americano come simbolo di italianità. Non è in programma in questo festival, non la trovate, ma avrete modo di ascoltarla lo stesso e non vi diciamo come. È il festival oltretutto itinerante, è già stato detto, e dei landmarks. Andiamo in posti assolutamente unici per la bellezza, come Recanati, il Colle dell'Infinito, il Teatro di Matelica. E l'ultimo aspetto che vorrei sottolineare, il nostro è un festival giovane di fatto, perché le musiche sono giovanissime, anche se sono molto vecchie, perché non si sono più fatte, rinascono adesso in pratica. Quindi ci sembrava anche doveroso aprirci a cantanti giovani, e ringraziamo qui ancora una volta il maestro Palacio, il ROF, per la vicinanza attraverso l'Accademia Zedda, l'Accademia di Osimo e anche quest'anno l'Accademia del Teatro San Carlo di Napoli. Sono giovani i direttori, sono giovani i registi, e puntiamo anche soprattutto su un pubblico giovane. Il fatto che abbiamo scelto Il Biraio non va in quel senso, ma visto che già che abbiamo scelto Il Biraio, abbiamo pensato anche di includere la birra come elemento di richiamo, e infatti avremo modo di forse accennarne. Questo per quanto riguarda il mio contributo. Grazie mille. Grazie Rudolf. Allora riprendiamo l'ordine cronologico. Il festival ha un'anteprima. Il 21 agosto ci sarà la conferenza a cura di Ilaria Narici, direttore scientifico della Fondazione Rossini, che ci racconterà il cantiere dell'opera, Rossini e i suoi collaboratori. Poi il primo appuntamento, l'apertura del festival, sarà proprio il 24 agosto a Fano, alla Corte Malatestiana, con il concerto I Nostri per Rossini. Credo che ci sia in collegamento anche l'assessore alla cultura del Comune di Fano, Cora Fattori, a cui lascerei la parola per un breve intervento. Buongiorno a tutti, scusatemi, ma oggi avevo già promesso da tempo alle figlie di avere una giornata con loro, e una di loro è qui con me, cotta, e l'altra invece sta giocando, quindi scusate se non ho, diciamo, la mise adatta a questo incontro molto importante e di grande valore per il nostro territorio. Sono contenta di poter ospitare a Fano, in particolare nello spazio della Corte Malatestiana, anch'esso uno spazio ritrovato come il Belcanto, e l'anteprima di questo festival, che è un valore aggiunto per il territorio sotto più punti di vista, perché unisce diverse realtà culturali, diverse città all'interno dello stesso festival, ci fa ritrovare una musica che racconta, insomma, un territorio, e che racconta anche la capacità delle nostre maestranze di interpretarla, e quindi sono davvero molto contenta. L'Orchestra Sinfonica di Rossini è un valore aggiunto, ormai lo diciamo sempre, è diventata una delle icone nazionali, questo è molto importante per chi fa cultura nel nostro territorio, e anche per chi ha il grande onere di doverla valorizzare come noi nelle amministrazioni. Quindi io ringrazio il sovrintendente Salucci per tutto il grande lavoro che fa, e sono molto contenta che si punti sempre più a festival che vanno a unire le varie città e le varie realtà culturali. Mi scuso ancora per, diciamo, la mise non proprio seria e professionale, mi perdonerete, ma
quando si fa una promessa a un figlio bisogna, quando si fa una promessa va sempre mantenuta, poi a un figlio particolarmente. Grazie. Anzi, siamo noi a ringraziare te perché hai ritagliato un momento per noi in una giornata per te così importante. E il concerto I nostri Perossini sarà eseguito due volte, la seconda volta in piazza Duca Federico a Urbino, sabato 26 agosto, e quindi lascerei la parola all'assessore al turismo Roberto Cioppi del comune di Urbino. All'assessore Chiara Biondi, grazie di avermi invitato alla conferenza stampa. Anch'io ritengo che tra l'altro ancora noi siamo emozionati dalla serata di ieri dei concertati rossiniani, che veramente è stata una serata estremamente piacevole. Ma un po' come il fatto di eseguire questi eventi culturali del luogo, il Federico, colpire il Palazzo Ducale, sicuramente esalta lo stesso evento, e poi sicuramente riscoprire dei gioielli è proprio appunto come ritrovare dei tesori, sicuramente è molto piacere, e anche avvicina giovani, anche la popolazione magari non è da questi valori culturali e ne ha a tutto lo star che ospitare, e fra l'altro abbiamo visto anche l'anno scorso il successo che è stato ottenuto. Grazie, complimenti. Grazie Roberto. Allora a questo punto intanto saluto il maestro Ernesto Palacio, che è collegato anche lui, il sovrintendente del Rossini Opera Festival, e lascerei la parola ad un po' di parte artistica, prima al nostro direttore artistico Daniele Agiman, che ci presenta I nostri Perossini e Il birraio di Preston, e proprio ai due illustri ospiti Palacio e De Vivo. Buongiorno, sono collegato, mi sentite? Sì. Grazie. Intanto parto con un grazie a tutte le persone presenti, perché alcuni ovviamente sono compagni del festival fin dall'inizio, li ho conosciuti personalmente, anche quelli che non ho conosciuto personalmente, che spero di incontrare presto, sono davvero amici e sostenitori di una follia organizzata nata nella testa di Rudolf Colme e poi passata in quella di Saule nella mia. Vi ringrazio di cuore perché è un progetto artistico ambizioso, un progetto artistico in fieri, in divenire, e senza il vostro sostegno, il territorio, le competenze artistiche e organizzative di tutti voi sarebbe veramente impossibile. Da direttore artistico mi permetto di dire due cose. La prima è che questo è un anno di svolta, davvero di svolta, perché le proposte sono ancora più ambiziose e più ricche dal punto di vista artistico rispetto all'anno scorso. E la seconda è che come direttore artistico il termometro della crescita di un festival è dato da una serie di elementi importantissimi. Il primo sono le collaborazioni, e oltre alle collaborazioni ormai direi fisse e storiche con l'Accademia Rossiniana e il ROF, il maestro Palacio, il maestro De Vivo, che ringrazio e saluto, e l'Accademia di Osimo, quest'anno si aggiunge Mariella De Via e il San Carlo di Napoli. Un segno di vitalità e di interesse da parte di tutte le istituzioni, ricordiamoci, un festival nazionale, ha l'ambizione di diventare un festival di riferimento nazionale e non solo, e quindi davvero un grazie a chi ha già contribuito in maniera sostanziale nelle precedenti edizioni, contribuisce ancora in maniera sostanziale a questa, e a chi è arrivato. Poi la seconda cosa che trovo molto importante è avere scoperto nel corso di questi due anni, un po' con sorpresa del musicista Daniele Agiman, non solo del direttore artistico, che eventi di questo tipo e l'interesse attorno a questo periodo della musica ci sono e sono attivi un po' in tutto il mondo, ma in maniera sparsa. L'ambizione, credo, di questo nostro festival è quello di diventare un punto di riferimento, in cui confluiscano esperienze diverse. Le mailing list che stiamo producendo in queste settimane dimostrano che c'è una rete di amici in tutto il mondo, soprattutto in Europa naturalmente, che contribuiscono a questo lavoro di riscoperta, e quindi non ci sentiamo soli, ci sentiamo privilegiati.
L'ultima cosa che mi sento di dire è che le due manifestazioni di cui Saul mi ha detto di brevemente presentare sono due proposte veramente molto molto curiose. La prima è il concerto affidato a giovanissimi cantanti, è una bacchetta di eccezione Riccardo Bisatti, che va a esplorare tutti i collaboratori, amici contemporanei di Rossini che hanno contribuito alla messa in scena, prime produzioni o riprese delle opere stesse di Rossini, collaboratori. Qui sarà Ilaria Narici, grande amica del festival, esperta di questo argomento, che ci illustrerà meglio di che cosa si tratta. La seconda cosa, ovviamente il secondo appuntamento, che mi riguarda direttamente come direttore d'orchestra e nella scelta del titolo, è il Birraio di Preston. Viva Camilleri, così rifacciamo subito, spoileriamo subito anche il riferimento ad Andrea Camilleri, che ha scritto un bellissimo romanzo su questa opera, l'opera proprio al centro. Viva la birra, giusto Saul, parleremo anche di questo collegamento con la birra. E viva un titolo, io faccio una scommessa che spero di vincere, di un titolo che sicuramente non annoierà il pubblico. Luigi Ricci, scoperta per me, suonarlo tutti i giorni ormai in queste ultime settimane è una gioia immensa, perché si tratta di un'opera che riguarda l'operetta, il ritmo del musical, e nell'allestimento di un regista giovane e straordinario come Daniele Piscopo, credo che sarà frizzante ed esplosivo e spumeggiante come la birra. Aggiungo un ultimo particolare, e poi taccio, che è questa, una costante del festival è l'attenzione ai giovani, non soltanto ai giovani cantanti scelti dal maestro Palacio, il maestro De Vivo, quest'anno dalla signora De Via, ma anche bacchette e registi che si sono già fatti notare a livello internazionale, ma che noi vogliamo in qualche maniera invitare in questa avventura condivisa. Annuncio già subito, visto Sao che avete parlato di direttori giovani, che io giovane non sono, sarà l'ultimo anno che dirigerò una farsa, dall'anno prossimo scompaio e faccio solo il direttore artistico, in modo tale che ci sia più spazio anche per giovani bacchette. Scherzi a parte, credo che ci sia una bellissima rappresentanza di giovani cantanti e artisti da tutto il mondo che ci onorano e ci fanno ben sperare per i risultati artistici. Grazie ancora a tutti voi. Grazie ad Agiman. Chiedo a Ernesto se posso far intervenire prima De Vivo, anche se l'ordine cronologico sarebbe stato opposto, perché Vincenzo a 40 ci deve salutare, quindi intanto prendiamo il suo intervento. Poi. Grazie, perdonate se devo fuggire per prendere un treno. Io sono veramente molto felice che l'Accademia d'Arte Lirica partecipi anche quest'anno al programma di questo festival, che è un'iniziativa straordinaria, che sull'autorevolezza del suo sovrintendente, del suo direttore artistico, propone una serie di autori e lo fa attraverso una metodologia che viene da lontano. È la stessa metodologia che ci hanno insegnato lì a Pesaro Alberto Zedda, Bruno Cagli e Gosset, che ha fatto nascere il Rossini Opera Festival, nella cui matrice l'intuizione di Alberto Zedda di guardare alle farse veneziane come a un riferimento per integrare il quadro della musica intorno a Rossini, in qualche modo dà risultati in una nuova pianta, in questo festival che diventa non solo di rilevanza nazionale ma di rilevanza internazionale, perché mette insieme una serie di elementi che, pur essendo legati ad autori la maggior parte nati o operanti in Italia, ha un respiro che va al di là delle Alpi. E la stessa germinazione che vide 20 anni fa nascere il Pergolesi Spontini Festival, con una metodologia scientifica alle spalle delle scelte artistiche, e quindi diciamo che questo format di un festival che ha le radici nel lavoro scientifico e che valorizza
autori antichi e giovani interpreti sta diventando un format di successo, e quindi auguro che il bel canto ritrovato possa radicarsi e avere un peso sempre maggiore. Tra l'altro quest'anno ci tocca affidare alle voci degli interpreti dell'Accademia d'Arte Lirica una serie di autori marchigiani, tra cui uno straordinario recanatese persiani con un'opera seria che io non conoscevo, il Danao, che ha delle qualità straordinarie e che si pone veramente ad un'altezza notevole accanto alle opere serie di tipo neoclassico del primo Donizetti e degli altri autori dello stesso periodo. Non ve la perdete. Grazie. Grazie Vincenzo per la passione e la competenza. E quindi arriviamo a Ernesto Palacio, a cui tutto il festival rivolge un grandissimo ringraziamento, perché insomma le scelte fatte fino ad oggi ci hanno soddisfatto appieno, soprattutto per delle musiche nuove ci vogliono degli interpreti capaci, perché appunto devono essere scoperte, devono essere ascoltate per la prima volta, e gli interpreti sono assolutamente importantissimi, e quindi chiedo a Ernesto un suo intervento per l'Accademia Rossiniana Alberto Zedda del Rossinio per la Festival. Sì, saluto a tutti, siete tutti amici, ci conosciamo da molti anni, è già da parecchio che collaboriamo in diverse situazioni. Logicamente io dal primo momento, il Rof dal primo momento ha salutato con piacere la nascita di questo festival. Siccome lavorare per l'edizione del Rof è un po' pesantino, insomma, farne subito un'altra cosa, richiede un po' di sforzi, però con piacere lo facciamo. E come diceva Vincenzo, in passato il Rof aveva presentato, ecco, diciamo tra parentesi, quando c'erano più soldi, anche altri autori, ed è giusto che oggi che questo non lo fa il Rof, lo si faccia in questa sede privilegiata, con tante personalità, con una metodologia particolare, con un impegno artistico ma anche stilistico, per cui salutiamo da sempre questa ottima iniziativa e collaboriamo presentando dei ragazzi che hanno partecipato a edizioni precedenti della nostra Accademia, che si sono fatti valere e che qualcuno sta già facendo una carriera buona, per cui logicamente a volte offrire una o due recite di titoli che magari non li faranno mai più in vita loro, a volte diciamo è un doppio merito da parte di chi l'accetta, per cui è un interesse che questo festival sta tenendo, sta avendo, da parte nostra tutti gli auguri perché possa andare avanti nella miglior maniera possibile. Grazie Ernesto, siamo quasi alla fine, abbiamo solo da dire, abbiamo parlato delle prime due produzioni, I nostri per Rossini, poi Il Miraglio di Preston, ci sono altre due piccole produzioni, un concerto canto e pianoforte dedicato ai compositori marchigiani e un concerto canto e pianoforte dedicato ai compositori napoletani. Uno di questi concerti si svolgerà al Teatro Piermarini, abbiamo detto, di Matelica. L'assessore Giovanni Ciccardini prima era collegato e ha comunicato che ha dei problemi di connessione, quindi porta i suoi saluti. Se mi sentite, sono riuscito a sistemare solo l'audio. Ecco, allora, prego. Il video no, ma non vi perdete poi molto, diciamo. È per parte della nostra amministrazione un grande piacere e interesse stare in questo gruppo così qualificato. Cerchiamo quindi di essere all'altezza della vostra professionalità nell'ottica del bel canto ritrovato. Abbiamo saluti a conoscenza di un maestro di musica, Giuseppe Leotardi, che a suo tempo scrisse
uno spartito che fu visionato anche dal maestro Rossini e in parte apprezzato. Nell'ottica di questa riscoperta abbiamo chiesto all'Accademia, all'Archivio dell'Accademia Filarmonica di Bologna, questo brano per poter quindi pubblicizzarlo, metterlo nel nostro archivio teatrale del Teatro di Materica e portarlo in vostra visione per valutare che tipo di brano della qualità dello stesso possa essere interessato, quindi interessarvi anche, quindi sviluppare la sua realizzazione. Con questo io vi saluto, vi ringrazio e siamo totalmente disponibili a partecipare ad eventuali successive iniziative. Buon lavoro a tutti. Grazie Assessore, allora lasciamo la parola adesso a Rita Soccio del Comune di Recanati. Che non c'è. Buongiorno, mi sentite? Sì, 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 Rita. Bene, grazie, ringrazio tutti, ovviamente un saluto all'assessore Biondi e a tutti gli intervenuti. Che dire, Recanati, città della poesia, no? Del grandissimo Giacomo Leopardi, in realtà è anche città della musica, perché non solo abbiamo il grande tenore Beniamino Gigli, che oltretutto questa sera celebriamo con il golf in piazza, quindi magari se potete siete tutti invitati ad intervenire, però abbiamo anche questo autore sconosciuto, semi sconosciuto, che appunto Giuseppe Persiani, se ne parlava prima, che invece è un compositore molto importante, quindi io ringrazio veramente il Festival del Bel Canto perché ci dà la possibilità di riscoprire questo personaggio che appunto, ripeto, è stato forse più fortunato all'estero che in patria. E oltretutto questa figura del Persiani sarà anche un po' raccontata da una musicologa che è la Ciarlantini, Paola Ciarlantini, che appunto ci fa anche un po' di storia di questo personaggio che, ripeto, è estremamente importante. E poi il tutto nella splendida cornice ovviamente del Colle dell'Infinito, quindi diciamo che abbiamo un po' unito, no, la poesia e la musica con il Festival del Bel Canto, perché appunto i luoghi leopardiani con la musica lirica, quindi io ringrazio tutti coloro che si sono impegnati e soprattutto la cosa bella, come si diceva, si ricordava anche prima, è il fatto che questo festival è di rete. Io ci credo moltissimo alla rete, perché noi siamo tante piccole realtà, ma ognuno con un proprio tesoro da promuovere e da valorizzare. E quindi benvengano queste occasioni che in questo caso ci è dato dal Festival del Bel Canto di metterci insieme e quindi far vedere quanto la nostra regione ha così tanto da dare. Quindi veramente grazie per l'operazione e in bocca al lupo anche per le successive edizioni che, come si diceva, no, si deve crescere e si spera che si possa crescere tutti insieme. Quindi grazie di cuore. Grazie all'assessore. Rapidamente dico che questo festival ha di bello che non solo gli enti pubblici sostengono, ma abbiamo trovato, andando in giro io e Rudolf con le nostre valigette da buoni rappresentanti, diversi sostenitori privati e quindi è importante ricordare, oltre alla Fondazione Cassa Risparmio di Pesaro, anche la persona fisica dell'ingegner Francesco Merloni, che ha voluto da quest'anno far parte dei nostri sostenitori, l'azienda pesarese Ilva Glass, l'azienda fanese Papalini S.P.A., e poi degli esercenti come RL Riabilita, Alice in the Wonder Lab e Paolo Bartorelli di Gioielli di Pesaro. Quindi anche tanti privati, non ce l'aspettavamo questa bella accoglienza, però evidentemente le novità, le riscoperte, perché poi la cosa bella è che si vanno a riscoprire cose che avevano un grande valore e che abbiamo in soffitta e dispiace tenerle lì, no? Per cui questa cosa probabilmente è piaciuta a tutti. Allora, un ultimissimo, vi chiedo, minuto di pazienza, perché abbiamo chi lavora tutti i giorni su questo festival e lo fa con grande qualità. Noi ci facciamo belli, ma dietro ci sono professionisti di alto livello che lavorano con incessante pazienza e metodologia. È il nostro maestro Paolo Rosetti, segretario artistico dell'orchestra, segretario artistico del festival Il Bel Canto Ritrovato.
Grazie, un caro saluto a tutti voi, grazie per queste belle parole, per me è un piacere e un onore lavorare per questo festival. Credo che un esempio di quanto sia vasto il mare in cui andiamo a pescare queste perle sia il fatto che due concerti dedicati solo a chi è nato a Napoli o solo a chi è nato nelle Marche avrebbero potuto prevedere altri 10 programmi pieni e pieni di cose stupende da ascoltare, quindi basta scegliere una città o una regione e vengono fuori brani per riempire una stagione concertistica. Questo credo dia l'idea di quanto si potrebbe fare ancora, comunque abbiamo ancora altre 100 edizioni, no? Per cui non ci manca il tempo per eseguirli. Grazie, grazie Paolo. E allora siamo in conclusione. Il fatto di avere tantissimi titoli tra cui scegliere rispetto ad altri festival che magari hanno un autore e attorno ai titoli principali devono muoversi, ci ha permesso anche di andare a scegliere titoli particolari. Quindi il Birraio di Preston, ovviamente subito c'è stato un rimando con il romanzo di Andrea Camilleri, ma c'è stato anche un rimando con i birrifici. Per cui abbiamo pensato, e questa è notizia, che chi parteciperà all'opera con il biglietto potrà al termine fare una degustazione di una birra artigianale di grande valore che è il birrificio 6100 qui rappresentato dalla proprietà Roberto Agostini, che oltretutto oggi ha portato delle cose, ma sentiamo lui se vuol dirci qualcosa su questa fine particolare di conferenza. Buongiorno a tutti, io sono onorato e molto felice di partecipare a questo evento, a questo festival veramente di grande valore che non conoscevo, ma adesso conosco, quindi per me è già una grande soddisfazione, no, conoscere questo evento. E ringrazio ovviamente il presidente Saulo Salucci e il sovrintendente Rudolf Kolm per avermi dato, devo dire, la possibilità di far parte di questo evento. Io porto quello che so fare meglio, cioè la mia birra. È una birra artigianale fatta a Pesaro, e di cui ho portato degli esempi che i presenti in sala dopo assaggeranno. Mi dispiace per chi non è qui, ma ci vedremo a Pesaro per il Birraio di Preston, dove potrete sicuramente sentirle, assaggiarle anche voi. E niente, non porto via molto tempo, perché poi la mia birra parla per me. Noi abbiamo puntato, non vorrei fare un parallelismo troppo ardito, ma anche noi abbiamo riscoperto stili e ingredienti in disuso nella birra e li abbiamo riproposti con anche ovviamente prendendoli dalle Marche, dal nostro territorio. Qui ad esempio abbiamo due esempi sul tavolo, una birra fatta totalmente con ingredienti di origine marchigiana, quindi siamo molto contenti di questo, e la Maio, che per chi non è di Pesaro è una birra dedicata alla pizza Rossini, quindi ideale proprio anche in questo contesto. E la pizza Rossini è il simbolo gastronomico di Pesaro, uno dei simboli gastronomici di Pesaro, e che sta diventando famoso, no? In tutta Italia, e noi gli abbiamo dedicato una birra che ci è riuscita particolarmente bene e che vi farò degustare, assaggiare. E sull'ultima cosa, è una birra fatta col sorgo bianco, un cereale che da tanto tempo non viene utilizzato e molti non lo conoscono neanche, ed è una cosa molto bella anche aver recuperato questo tipo di cereale, e ci ha permesso di fare una birra senza glutine, perché il sorgo non ha glutine, e quindi poi lavorando bene in birrificio siamo riusciti a degradare il glutine, poco glutine è rimasto, e quindi è una birra che fa bene a chi non ha problemi
e può essere bevuta anche da chi purtroppo, no, ha l'allergia al glutine, sono sempre di più. Quindi siamo molto contenti di questo prodotto. Niente, scusate per il tempo che vi ho portato via e ci vediamo a Pesaro il 25 agosto. Arrivederci. Con il bel cereale ritrovato, direi che passiamo alla degustazione. Salutiamo tutti quelli che sono in collegamento e ci vediamo al festival.